Don Giusto della Valle, che è il prete della parrocchia di Rebbio, che stanno facendo un lavoro inumano da tantissimi anni. Che disumano. Ma per qualcuno la pietà non esiste, la pietà è morta, la compassione è morta, per altri no. E il fatto di ricordarci è che Balerna, la città di Balerna, il paese di Balerna abbia deciso di ricordare, è un segno che la pietà esiste, che la compassione esiste. E il fatto che ci siano le autorità che rappresentano Balerna vuol dire tanto. Ecco, questo non è scontato. Per tanti, chi muore sul confine sono persone di cui non parlare, perché il sistema ha bisogno che non se ne parli, che non si dica. Così come non si deve dire di coloro che sono imprigionati in Libia, come non si deve parlare di chi ha a Ventimiglia, le immagini arrivate in questi giorni ci parlano di 150 persone che dormono sotto il ponte dell'autostrada a Ventimiglia, penso abbiate visto anche voi, e di come la chiesa è stata aperta di notte e di giorno per ospitare temporaneamente queste persone che non vogliono andare in campi della Croce Rossa. Ecco, si vuole allontanare quelle immagini, quelle situazioni che creano domande, suscitano problemi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quindi grazie a Balerna, perché dà un segno di accoglienza, di umanità che non è scontato. Altri vorrebbero non se ne parlasse. Si può morire in tanti modi, si può morire anche dentro, stando in centri d'accoglienza senza nulla fare, passando le giornate così, magari cercando di avere quattro spiccioli per andare a fumarsi quattro canne per dimenticare. Ecco, io vorrei portare l'attenzione su un'accoglienza che sia dignitosa, che sia promozionale, attorno alla quale possiamo impegnarci noi tutti in Italia e in Svizzera. Un'accoglienza seria, fatta di tanta istruzione, di tanta formazione, che io ti sono parlato di persone da poco arrivate a capire il mondo in cui vivono, a capirsi e a fare delle scelte per il loro futuro in modo consapevole e con una formazione quanto più possibile seria alle spalle. L'Italia, l'Europa stanno adottando una politica di lasciamoli a casa loro. Dopo la situazione complessa, nelle migrazioni c'è di tutto, c'è anche chi migra per scopi delinquenziali, dobbiamo analizzare veramente tutti i motivi delle partenze. C'è questa tendenza comunque a voler respingere, a lasciare la gente in Libia, si investono milioni di euro per mandare militari italiani, 500 circa in Niger, per impedire il passaggio da quella che è la rotta da cui passa l'80% delle persone che arriva via mare in Italia. Accordi segreti con la Libia, nessuno sa ben definirli, cosa c'è scritto in questi accordi, quanti milioni di euro vengono dati agli ex o tuttora trafficanti per tener lì la gente. Ogni tanto poi sappiamo che per alzare il prezzo della posta in gioco se ne lasciano partire 2 o 3 mila per dire: vedete che fatica facciamo a tenerli qui, forza dateci un po' più di soldi. Ecco, sono politiche un po' meschine queste, e anche assai esplicite, di voler lasciare ciascuno a casa propria, e si preferisce mandare dei fondi per tirare su muri, barriere che poi prima o poi verranno demoliti, perché le migrazioni sono come uno tsunami che nessuno riesce a fermare. Ecco, ciò che è importante fare sono politiche serie, credibili, attuabili e non da sogno, ma che vadano nella linea del rendere possibile a ciascuno di poter migrare, di poter cercare un proprio futuro altrove, certamente con cognizione di causa e non in modo così avventuriero. Le quattro parole che il Papa ha dato per il messaggio della giornata mondiale del rifugiato e del migrante, che poi sono diventate anche le quattro parole per il messaggio della giornata mondiale della pace, penso
almeno per me, riassumono bene tutto l'impegno di tutti nei confronti di chi migra in ogni parte del mondo. Le parole sono la prima accoglienza, la seconda custodia, protezione, la terza promozione e la quarta è integrazione, integrare. Ecco, che ogni persona che vuol venire in Svizzera trovi queste quattro verbi in essere, che ogni persona che arrivi in Italia trovi questi quattro verbi in essere. Penso sia una bella sintesi che possa orientare i nostri reciproci impegni. Grazie e grazie a Valerna.